Buon God Day e bentornati su Palworld. È il terzo video che sto registrando oggi, ragazzi. Mi vedete un po' più cotto e la mia voce sta morendo. State tranquilli, è tutto normale. Nell'episodio prono avevamo finito l'episodio in mutande e molto confusi sul fatto dei tasti. Il nostro povero personaggio incredibile si trova in un mondo assurdo, nudo. Io non sapevo i tasti e avevamo catturato due pal, Materasso e Pollo. Cosa è successo? Sono passate più o meno una settimana, qualche giorno, e ci ho giocato un pochino. E vedrete che la situazione è cambiata un pochino. Tranquillo, non ho esplorato, non sono andato avanti con la trama. L'unica cosa che, mentre farmavo, perché è un gioco dove si farma parecchio, ragazzi, è molto survival, a parte i pal che ci sono, adesso vi farò vedere le novità e vi dirò quell'unica cosa che mi dispiace non c'è in video. Come vedete sono livello 8, ci eravamo lasciati, pare che ero livello 3 o 4 addirittura. Come vedete ho fatto a malapena qualche livello. Oh, eccoci qua. Allora, intanto non sono più in mutande, ma finalmente ho un vestito. E come vedete qui ho creato questo mini accampamento che, sì lo so, quella dovrebbe essere casa mia. Diciamo abitazione, metterci un letto perché il mio personaggio non dorme, dorme in piedi. Come vedete qui i pal stanno lavorando, sono bravissimi. Ho portato le casse, qui c'è la torcia, qui ho spostato questo perché l'avevo messo appiccicato lì ed era inutile. Qui ho fatto due lettini e i miei pal che sono qui sono bravissimi perché, oltre a prenderti i minerali, levano gli alberi, insomma sono dei bravissimi giardinieri. Questa statua l'ho costruita perché mi sembrava Lucario. E ho scoperto che questa serve per potenziare le tue capacità tramite queste sferette verdi. Io ne ho trovata una mentre farmavo qui attorno. E inoltre puoi potenziare i pal tramite cose che però per adesso non ho potenziato nessuno. Anzi, mo vi farò vedere. Ho smontato tutta la roba che avevo qua sopra. Anzi, vi faccio vedere. Ho smontato tutto. Qui ho scoperto che la tipa sparisce ogni tanto. Cioè, ci ho provato a parlare, però è strana, ci dice dobbiamo andare alla torre del boss, ma come vedete dal tutorial io, ragazzi, devo ancora fare un sacco di cose. Ho sbloccato il teletrasporto qui sotto, ed è esattamente là sotto, alla fine di questa montagna. Ovviamente ho esplorato questa montagna e basta. E ovviamente in tutto questo farmare incredibile, oltre ad aver costruito un pochino di cose, ho catturato dei pal. Uno di questi mi dispiace che non era in video, perché vi presento Shota. Allora, Shota è una cosa particolare, e voi adesso capirete perché è particolare Shota. Tra l'altro abbiamo 9 sfere pal. Come vedete, eccolo qua Shota. Perché Shota è speciale? Perché come potete vedere è uno shiny. È uno shiny, lo vedete che brilluccica? E lui sarebbe la versione shiny di questo Pokémon piccolo che si chiama Cattiva. Ed è stato incredibile, mi rode da morire che non era in video, perché immaginate, l'ho trovato qua sotto. Mi è presa una paura perché gli shiny in questo gioco fanno un casino della madonna. E stava tipo là sotto, dopo dove sta l'elefante, che è quello praticamente un mezzo boss. Ed era circondato da altri piccoletti, io c'avevo solamente Materasso e Pollo. È stato un combattimento cruento. Però alla fine sono riuscito a catturare Shota. E tra l'altro lui è fortissimo. Tra l'altro l'ho chiamato Shota perché è grosso. E Shota, vabbè, è piccolo, vabbè. Lui è fortissimo perché ha lanciafiamme. Cazzo, ha lanciafiamme questa cosa. È fortissimo, ragazzi, ve lo farò vedere. E poi ha pure pugni rotanti. Insomma, è fortissimo. Poi abbiamo catturato lui, che si chiama Dead Dream. Adesso lo rinomineremo e lo chiameremo. Questo si trova solo di notte. Ne volevo prendere due, ma purtroppo me li ha ammazzati tutti Shota. Quindi lui lo rinomineremo adesso anche lui. Tra l'altro di lui si può fare un collare per portartelo appresso, ma non ci abbiamo ancora i materiali. Ombrina. Non avevo fatto caso l'altra volta che Materasso in realtà era una femmina, quindi da oggi in poi l'ho chiamata Materassa, perché va bene. Poi abbiamo Pollo, abbiamo Petto, mi dico Petto, maschietto Petto. E poi abbiamo trovato questo cosino che è bellissimo, che si chiama Cremis, e lo rinomineremo Tortino, va bene. Tortino. Come vedete, ragazzi, i nomi sono sempre freschi e originali. Come vedete siamo andati avanti con la tecnologia. Qui c'è una roba che si chiama incubatrice, ma mi dice che servono i punti tecnologia antica che non ho. Infatti abbiamo... Oh, oh! Che è successo? Che è successo? Oh, attenzione, mi attaccano incredibile. Questo... Non è mai successo questo. Dove stanno? Anfami. Vi farò vedere quanto è forte Shota. Forza, Anfami. Ecco, vai Shota, brucia questi infami. Vai Shota. No, Shota. Vai Shota, guarda quanto è forte Shota. Vabbè, volevo farvi vedere lanciafiamme. Guardalo! Fantastico. Guardateli, massacrati. Shota? Vai! Fantastico, distrutti. Distrutti, purgati. E ho pure i pal di livello basso, a parte Shota all'8, quindi. No, vi stavo dicendo che ho trovato un uovo. Ho trovato un uovo azzurro, che credo sia dei pinguini che sono qui sotto. E qui abbiamo altre sfere pal. Qui, vabbè, abbiamo
Vabbè, questo possiamo prendere tutto. Qui abbiamo altre cose che volevo far vedere. Ah, abbiamo trovato questo, che non so che è, frutto di tecnologia. Vabbè, lo teniamo qua. Abbiamo trovato una pal verde. Allora, la pal verde ce l'avevamo pure nell'altro episodio, la sfera pal verde. Poi vi faccio vedere che qui vorremmo salire di livello, ma dobbiamo fare un letto. Per fare il letto dobbiamo fare la casa. E non l'abbiamo ancora fatta la casa. Qui ci ho messo questi due a livello. Mazza, un po' bassino questo a livello. Abbiamo catturato lui, Kumos. Che vabbè, gli daremo un nome quando lo metteremo in squadra. Per adesso sta bene qua. Io volevo costruire il letto, però non so se ce la faremo, perché oggi è un po' tardino, però. Allora, intanto facciamo che prendiamo un po' di legno, va? Perché sono bravissimi a rompere le rocce, però non mi prendono mai il legno questi. Perché dovrei costruire una miriade di cose, però. Dai, prendiamo tutto. I sassi li mettiamo qua. Come vedete abbiamo sbloccato un paio di cose interessanti. Io volevo fare questo pure. Vorrei fare un sacco di cose, però. Allora, vorrei fare questo, una mangiatoia per i pal. Mi serve il legno, allora, ragazzi, finiamo sto legno, va? Roccia ce l'abbiamo veramente all'infinito, quindi. Allora, costruiamo la mangiatoia. Questo ve la volevo far vedere, lo mettiamo qua. Mettiamo vicino il focarello, così almeno i nostri piccoli pal possono mangiare. Lo mettiamo qua. Tra l'altro ho scoperto l'altra volta, infatti ho fatto un casino, guardate che bravi. Ci mettiamo queste pacche e due spiedini. Posso costruire il letto, perché il letto sarebbe un obiettivo interessante, perché io non ho un letto, ci serve il legno. Chissà se salgono di livello pure mentre fanno questi lavoretti. Vedete che bravi che mettono le cose nelle casse, questa cosa è fantastica. Oh, ok, vabbè, possiamo fare. Vabbè, pure storto l'abbiamo messo, proprio alla grande, vabbè. Ok. Dormi. Puoi usare il letto solo sotto un tetto. Ah, ok, quindi vabbè. Però dovremmo essere saliti di livello adesso qua, no? Potenziamento base, nice, livello 3. Edifica un letto di paglia per pal. Ok, però possiamo aggiungerne uno qui. Ah, ok, vedi? Io a questo punto ci metterei uno di lui. Un Kumos. Che non so dov'è adesso. Kumos? Ah, eccolo, Kumos, non so, guarda quanto è bello. Apri menu? Che cos'è apri menu? Accarezza Shota. Shota? Vabbè, Shota è impegnato, non mi sento proprio filato, vabbè, fa niente. Allora, devo costruire un letto di paglia per palle, un altro? Mettiamolo qua. Ok, costruiamo un altro lettino. Guarda quanto è bello, Kumos, eh? Poi gli daremo un nome pure a lui, vabbè, però. Non so se dove glielo daremo con capo. Man mano che li mettiamo in squadra, gli mettiamo dei nomi sus. Mettiamo un po' di cipolla. Andiamo un po', possiamo salire ancora. Vai. Fai lavorare un pan nella base. Ok, quindi 4. Edifica campo di bacche. Ok, campo di bacche. Il campo di bacche lo potremmo mettere tipo qua dietro. Possiamo fare il campo di bacche. Ah, campo di bacche, legno. Raga, il legno. Il legno, il nostro carissimo amico legno. Guarda quanto è fiero Shota, Shota è incredibile. È un bravo ragazzo Shota. Ovviamente potremmo fare anche l'arco, però non lo potete vedere neanche voi il letto storto. Però vabbè, per adesso va bene così il letto storto. Per il prossimo episodio metterò il letto dritto. Mi piacerebbe costruire una casetta lì, ma proprio piccola, perché vorrei esplorare. Questa sarà proprio la prima base arma danneggiata. Fantastico. Possiamo fare delle sfere pal? Perché ho preso questa poveretta? Vabbè, non so perché ho fatto questa cosa, non chiedetemelo. Vabbè, ma ce l'abbiamo un po' di sfere pala adesso, aspettare un attimo. Quanto ce l'abbiamo? 18, voglio. Più che altro questo è un punto comodo perché c'è una marea di legna. In realtà lo potremmo fare pure qui dietro. Ok, facciamolo qua dietro, che mi attira qua dietro, vai. Quindi per logica, se questa era roba di bacche, questo Kumos dovrebbe, diciamo, partecipare. Perché è erba, tipo, forse. Ah, infatti, Kumo, eccolo, guardalo, guardalo come salta, guardalo, che bello. Fierissimo, cavolo. Possiamo seminare un po' di bacche? Sta sputando sulle... va bene. Ah, proprio tutto io faccio? Ah, vabbè, ragazzi, siamo bravissimi. Vuoi vedere che se prendiamo uno di quei pinguini e lo mettiamo qui, ci pensa lui a fare sta cosa? Vedrai. Kumos, tutto bene? Guarda quanto è fiero lui. Tutti fieri, sti. Guarda, è carino. Per quando vedrete questo video, probabilmente Palward sarà arrivato a 10 milioni di copie, se non di più, eh. Vabbè, ragazzi, oggi è un episodio un po' così, un po' un episodio di costruzione della nostra casetta, ci può stare, dai. Finito. Ok, dobbiamo aspettare. Fai lavorare un pan nella base.
fai lavorare ancora? Ah, ne possiamo mettere un altro? A questo punto io non so chi mettere. Non so se mettere Ombrina. Ombrina la vorrei far salire un po' di livello. Secondo me Tortino possiamo mettere. Io metterei Tortino a lavorare un po', oppure no? Tortino ce lo portiamo appresso. Allora facciamo così, mettiamo un attimo. Vabbè, portiamoci questo folletto a livello 8. Facciamo così, intanto saliamo di livello di nuovo. Edifica banco da lavoro per strumenti PAL. Va bene, ok. Allora qui dobbiamo fare un altro letto, perché sono scontenti i ragazzoni. Legno, niente ragazzi, non si esce. Legno, se ce la facciamo andiamo a cattare un pinguino. Una cosa è che man mano vorrei mettere anche palle un pochino più fuori. Vabbè, no, ma in realtà non è vero, perché anche se loro tecnicamente mi attaccano qui dentro solo quando c'è gente, quindi quando ci sto io, quindi va bene così. Ok. Ma andiamo a catturare un pinguino, vediamo se ce la facciamo. Molto bene, molto molto bene. Edifica stato del potere, edifica banco da lavoro per strumenti PAL. E qual è il banco da lavoro per strumenti PAL? Va a mangiare da sola? No, vabbè, che figata che mangiano da soli, vabbè. Devo fargliene un'altra, mi sa, però. Prossimo episodio ne faremo un'altra, dai. Ah, mi si è spenta. Ah, ecco, mi si era spenta quella là. Mi stavo bruciando? Sì, mi stavo ustionando, vabbè. Facciamo domande. E questo qua, ci servono legna. Vabbè, allora io direi di andare a dormire. Andiamo a dormire, Prima volta che dormiamo. Dormi. Puoi usare il letto solo sotto un tetto? Ah, bene. Ma anche il collegamento? Capirai. Anni di Minecraft buttati. Vabbè, dai, come casa ci può stare, dai. Facciamola così, dai. Va bene così. Va bene così. È la più bella casetta del mondo. Va bene così. Impostazioni di sicurezza. Addirittura! Ma come entro, scusami? Ah, entro così? Cioè, una porta senza... Non posso... Ah, vabbè. Allora, dobbiamo fare il tetto. Tetto di legno. Ecco. Possiamo dormire? Oh, no, abbiamo fatto pure casa. Va bene, è bellissima casa nostra. Mamma mia, che caso. Oh, ragazzi, ditemi voi se questa casa non è incredibile. Chiudiamo la porta, dite, con tutta la roba e la ricchezza che ci stanno dentro. Ecco, chiudiamo la porta. Vabbè, dai, come prima casa. In fondo, pure in Minecraft, quante volte vi sarete fatti le case fatte di terra? Io le facevo sempre, quindi figurate. Banco da lavoro per palla. Vabbè, questo forse magari lo facciamo nel prossimo episodio. Vorrei darvi un po' di action adesso. Ah, abbiamo... Ah, l'allarme? Facciamo l'allarme? Lo mettiamo... Dove mettiamo l'allarme? Lo mettiamo qua. Questa credo sia una cosa così inutile perché l'ho fatta, vabbè. C'ho tanta roccia. A questo punto andiamo a catturare un pinguino. Stando attenti a non morire, magari. Mi spiacerebbe per un po' di giorni non giocarci a Palworld, guardate. Però sono contento di aver fatto questo episodio. Dall'inizio ero un po' triste perché pensavo all'inizio di episodio noioso. Però dai, secondo me gli episodi di costruzione sono tra i episodi più divertenti, dai. Ma ve l'ho raccontato che ho distrutto delle casse perché pensavo non ci fosse il tasto per rimuovere gli oggetti. Invece c'è. Cioè, vi faccio vedere. Se voi premete B e poi premete C, va in modalità smantellamento. Ecco, questa cosa non la sapevo. E ho distrutto le casse a mazzate. Vi dico, ci ho messo 10 minuti. Però vabbè, è andata così. È andata così. Volevo riparare questo con l'unico legno rimasto, perfetto. E a questo punto io andrei a caccia. Perché mi dice che me li dà rossi? Ah, sono saliti troppo di livello questi due. E quindi non ci avevo fatto caso. Cioè non ho capito se giustamente non posso, come i Pokémon, non li posso usare. Potenza le tue capacità. Ah, dobbiamo salire. Ah, possiamo potenziare Shota, che dite? Forse è un po' presto però per potenziarli. Io aspetterei perché magari sai quanti palle incontreremo fighissimi. Mi sembra un po' stupido potenziarli. Allora, io direi di andare. Prendiamo Shota. Qui vabbè abbiamo proprio il farming di rocce proprio. Prendiamo tutto. Posiamo la roccia a sto punto. Posiamo tutto. Prossima volta dovremo fare anche delle casse nuove. Ah, dall'altro una cosa che volevo fare, che non sono riuscito a capire bene come, questo magari pure nel prossimo episodio lo faremo, è l'aliante. Guardate, dov'è l'aliante? Eccolo qua, questo! Paracadute normale, ma non ho capito come si fa. Non me lo dà come... Non me lo dà come oggetto da costruzione, o forse non l'ho visto. Ah no, eccolo, serve il legno. Ah, vabbè, questo lo faremo nel prossimo episodio. Allora, io direi di andare a catturare i pinguini. Io farei... Livellare un po' i personaggi, dai. Intanto che... Come vedete, il nostro Shota senza pietà.
questo punto, dato che ce l'ho già all'8 lui, voglio mettere lui, Ombrina. Usiamo un po' Ombrina. Allora, tra l'altro ci sono una marea di palle che ho visto in questa zona, a parte quello super forte che ci sta tipo un elefante che mi sa di boss fortissimo. Vi faccio vedere, guarda, ne ho visti una marea, ho visto un cervo, ho visto la volpina, questa la vorrei catturare, questa. Il pinguino, ecco, questo me lo andremo a catturare. Questi non li ho visti, sinceramente, però me li segna, non me li ricordo. Il cervo, ho visto un cervo che era fortissimo, questo. Ho provato a catturare sto cervo, mi ha dato due cornate, ma io ho detto lasciamo perdere. Questo l'avete visto nell'altro episodio che girava qua attorno e poi il mammut, eccolo qua. Per il resto basta. Okay. Vediamo un po' come se la cavo Ombrina, va? Vai Ombrina. Pensaci tu, vai Ombrina, vai. Palla ombra, vabbè, è un classico. Mazza, fortissimo Ombrina. Grande Ombrina. Vai, vai Ombrina. Palla ombra. Oh, palla ombra è fighissimo, ma dai, è fortissimo. Grande Ombrina. A questo punto facciamo un'altra prova? Come se la cava invece Tortino? Andiamo un po' Tortino, va? Allora, andiamo. Vediamo un po' Tortino come se la cava. Tanto non c'è il mammut, questa è una cosa positiva perché quel mammut è veramente fastidioso. Vai, vai Tortino. Vediamo Tortino che fa. Vai Tortino. Vabbè, azione. Che... Vai, vai Tortino. Vai Tortino, ce la puoi fare. Grande Tortino. Vai Tortino. Vabbè, vai Tortino, ce la puoi fare, vai. Non capisco che attacco è, però vabbè. Vai, vai Tortino, vai. Intanto raccolgo tutto. Molto bene. Ha imparato getto di melma. Attenzione. E come avete visto abbiamo trovato i pinguini. Eccoli laggiù. Qui ha dato il mammut, non so che fine ha fatto, ma io vi giuro qui c'era un mammut fortissimo che evidentemente spawnano ogni tanto, vedi? Allora io voglio il pinguino. Allora per il pinguino ci mettiamo lui. No, pinguino, no, no. Ah, il mammut sta lì. Ecco pure il cervo, ma no. Vieni, vieni, no, un tortino, vieni. No, no, no. Beh, buona. Allora. Allora, prendiamo, cerchiamo di fare. Allora, intanto vediamo se riusciamo a catturare un Vulpix di questi qua di fuoco. Che scappano questi, mi servirebbe l'arco apposta. Ok, vediamo un po'. No. Mannaggia, ho sprecato pure due sfere. Che sfiga. Vabbè. Che mi viene da tirarle troppo presto. Vabbè, niente. Peccato. Faremo la prossima volta il volpino. Allora. Almeno il pinguino lo vorrei prendere, però, eh. Quello è il boss fortissimo che lo terremo a distanza di sicurezza per i prossimi secoli. Quella è l'unica torre che ho scoperto. Oltre questo posto, io non so che c'è. Lì non ci sono mai andato. Vedete che ci sono ancora tutte le cose verdi? Che prenderemo a questo punto nel prossimo episodio, vedete? Però io un cavolo di pinguino lo voglio. Se non vanno lassù. Quindi un pinguino lo voglio. Mi serve l'arco, però. Vedete, mi scappano questi maledetti. Ah, ma si muore. Dove vai, pinguino? Oh! No! Ok, vediamo un po'. Devo migliorare assolutamente a catturarli, eh. Dai. 99, dai. Bene. Vai, l'abbiamo preso uno. Quello che conta. Uno. Wow. Forse chiedo troppo se riusciamo a prendere pure uno di fuoco, eh. Perché io non voglio minimamente aggrare il mammut. È difficilissimo. Ho una difficoltà, ragazzi, nel catturare questi cosi che voi non avete idea. Ho veramente una difficoltà assurda. Perché non riesco. Ok, non può. Ok, abbiamo catturato i due. Non credo riusciremo a prendere pure il Vulpix, tra virgolette. Quello mi dà l'idea di fortissimo. Prendiamo un altro Gumos. Questo lo possiamo prendere pure senza niente. Ok, livello 9, buono. Allora, ragazzi, se riesco a prendere pure il Vulpix proprio alla grande, vediamo un po' se tante volte ci riusciamo. Forse sapete che il trucco è che non devo usare i pal per
quando voglio catturarli. Ok, ecco qual è il trucco, mi sa. Vediamo un po'. Vai, dai, dai, sali. Mannaggia la miseria. La parata? Che infame. No, no, no. Preso. Dai. Grande. Dai, uccidi questi polli mani infami. Ecco qua. Ecco. Palla ora. Molto bene, soddisfatto, direi che è andata alla grande, ragazzi. Torniamo alla base. Torniamo assolutamente alla base. Boom, sono contento. Allora, qui possiamo fare un attimo una cosina. Allora, possiamo cambiare un attimo i pal che sono qui dentro. Io ci metterei assolutamente lui. Io il polo leverei un attimo. Mettiamo un pinguino al 6, ecco fatto. Poi questi gli daremo tutti quanti un nome nel prossimo episodio. Era carino. Lo sapevo che dava l'acqua alle cose. Fantastico. Molto bene, mi ritengo veramente soddisfatto. Ora speriamo che quando io non gioco questi non mi muorano di fame. La mia paura è quella. Abbiamo due uova. Ah, eccolo qua. Ci serve l'incubatrice per le uova, che non abbiamo sbloccato. Tecnologia, vedi, punti tecnologia antica. Ci serve per l'incubatrice. Niente, non abbiamo ancora possibilità di farlo. Collare con questo oggetto un team in squadra. Subito. Questo che fa questo? Lo possiamo usare come lanciafiamme, che figata! Mazza, ok. Non ho le terme. E che mi dice terme? Eccola qua. Possiamo salire di livello. Non so che mettere. Punti vita. Io andrei su attacco quasi quasi. Andiamo su attacco. Poi enciclopedia. Io ho visto però quell'affare volante, l'uccello. Eccolo. Per il resto, e poi leggeremo pure la lore dei palle, proprio magari nel prossimo episodio. Va bene, lì c'è sta l'Himalaya, l'albero, l'Elder Ring. Va bene, ragazzi, io direi che questo episodio di palle può finire qui. Andando molto 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 meglio del previsto. Sono veramente felice. Ragazzi, noi ci vediamo presto. Prossimo episodio faremo tante altre belle cosine con i nostri palle incredibili. Possiamo fare un letto così finiamo proprio in bellezza. Top, guarda che perfezione. Fantastico, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio con tante altre nuove avventure qui in Palworld, perché qui il gioco è bello lungo e mi piacerebbe portarlo sempre, quindi ci vediamo, grazie a tutti con voi e ci vediamo alla prossima.